Grazie Donato, buongiorno a tutti. Questo mio primo intervento vuole un po' aprire la strada a quello che verrà detto poi e vuole dire, a mio parere, dal punto di vista dell'ingegneria ambientale, come si può affrontare il problema dell'interazione tra una grande attività tecnologica e l'ambiente. E quali strumenti, fondamentalmente da un punto di vista ingegneristico, ma non solo da un punto di vista ingegneristico, possono essere a disposizione per cercare di avviarsi alla soluzione? Partirei da una premessa, che è quella di dire perché esiste una problematica, perché una grande attività tecnologica, e l'attività siderurgica è certamente una grande attività tecnologica, può interagire con l'ambiente. Per rispondere a questo dobbiamo partire da due ambienti che vogliamo mettere a confronto. L'ambiente ricettore, dove determinati prodotti residui dell'attività vengono riversati, e l'attività industriale, che è responsabile, causa di questo riversamento. Il punto di partenza corretto è conoscere chiaramente questi due aspetti. Cosa viene introdotto e qual è la conseguenza ambientale di ciò che viene introdotto. A valle di questo vedremo quali soluzioni si possono affrontare. Per fare questo partiamo da uno dei due corni del dilemma, la conoscenza dell'ambiente. Per dire in che misura interagisce con l'ambiente, in che misura è responsabile di danneggiamento dell'ambiente, una certa attività tecnologica, dobbiamo conoscere l'ambiente in cui qualche cosa viene riversato. Andrò abbastanza velocemente su una serie di slide che poi credo che rimarranno in qualche modo a disposizione per maggiori dettagli. Dobbiamo partire dalla conoscenza di quali sono i fattori di emissione, cioè quello che viene emesso, le emissioni degli inquinanti nell'aria, nei vari paesi, nei vari periodi, il contributo che diversi settori hanno alle emissioni totali. Questa è una disaggregazione di emissioni per macro settori che dice qual è la responsabilità dell'industria, di Iron and Steel, dell'agricoltura o di altro sull'emissione. Le emissioni, poi andremo più nel dettaglio. E questo, tutto questo, va a riversarsi sull'ambiente cambiando la qualità dell'aria, cambiando la qualità dei suoli, cambiando la qualità della pioggia e traducendosi in trasferimento di determinati inquinanti verso l'ambiente ricettore. Un punto di partenza è conoscere tutto questo. E su questo si parte sapendo dove noi introduciamo certi inquinanti. Per esempio è fondamentale sapere quali sono le concentrazioni attuali di PM2,5, magari poi l'ingegner Robotto dirà che cosa sono i PM2,5 e quanto preoccupi in una regione Piemonte i PM2,5. In un altro seminario. Ma senza andare nel dettaglio, questa mappa fa vedere dei colori verdi dove le cose vanno certamente bene e dei colori rossi dove le cose vanno certamente molto meno bene, cioè dove la presenza di polveri è un elemento importante. Questo è lo stato su cui noi andiamo a intervenire introducendo determinati inquinanti di derivazione tecnologica. Questa è un'altra mappa delle particelle meno fini di quelle precedenti, che fa vedere anche qui dove sono situate delle potenziali situazioni critiche. Questa è una mappa dell'ozono. L'ozono è uno degli altri inquinanti che sono potenzialmente preoccupanti perché derivano da molte attività antropiche, sia industriali, sia abitative, sia di trasporto. E i colori di queste mappe fanno vedere dove sono localizzate
le situazioni di maggiore preoccupazione. E a questo risponde un eventuale impatto sulla popolazione. Questa slide dice quale percentuale della popolazione urbana dell'Unione Europea è esposta a concentrazioni inquinanti elevate per quanto riguarda polveri, ozono e altri inquinanti. Cioè, tutto questo porta a dire non siamo in un ambiente vergine, siamo in un ambiente dove esiste già una componente di inquinamento di derivazione umana, tecnologico o meno, sicuramente importante. Scendendo di scala dalle situazioni di livello europeo, ci spostiamo verso delle situazioni di livello più locale. Polveri che si possono trovare nella regione Puglia, in varie regioni. Questi sono dati delle polveri della regione Puglia. Ozono che si trova in vari punti di misura, sempre della regione Puglia. Benzopirene, di cui poi magari qualcuno parlerà dopo, per quanto riguarda la regione Puglia, oppure misure della regione Piemonte. Questi sono dati, quelli precedenti erano l'ARPA Puglia, questa è ARPA Piemonte, che dice dove siamo oggi come situazione. Perché questo è importante? Perché queste descrizioni delle situazioni ci dicono qual è la criticità ambientale di diversi ambiti. A mio parere è importante per esempio guardare questa figura, che fa vedere dei pallini rossi, che sono la pianura padana, molto più critica, e dei pallini verdi, che sono il sud, molto meno critico. Questo non vuol dire che le situazioni di impatto siano diverse. Vuol dire che ci sono delle regioni che hanno situazioni naturalmente più critiche, e la pianura padana lo è certamente, perché la pianura padana è una laguna dove gli inquinanti permangono, e altre zone dove invece la dispersione naturale, la diluizione è più favorevole. Conoscere a priori queste cose è importante. Lo stesso discorso può essere fatto per l'ozono, per le particelle fini, eccetera. E tutto questo è la descrizione che noi abbiamo visto dal di fuori. Su questo noi imponiamo come un'impronta quello che una certa attività tecnologica introduce. E quindi, e su questo poi parlerà probabilmente il professor Pirrao o l'ingegner 40, ci dirà qualcosa di più, un impianto industriale introduce certi inquinanti. E quindi dobbiamo, da questo punto di vista, entrare nel merito di come funziona un'attività industriale, quali sono i suoi bilanci di materia, le materie prime che usa e che cosa è capace di riversare verso l'esterno. Questo è un approccio classico di ingegneria industriale che significa tradurre la conoscenza qualitativa di un processo in una conoscenza quantitativa della capacità di riversamento di inquinanti che un'attività ha, a partire dai cicli di produzione, dall'energia e dagli schemi di flusso. La cosa fondamentale è arrivare a schemi come questi, che dovranno essere quantizzati, che dicono qual è il flusso di massa di un impianto. Il caso siderurgico è quello di cui parliamo oggi, ma il discorso potrebbe essere più generale. Cioè essere capaci di descrivere un impianto, dire che cosa entra a fronte dei prodotti, che cosa è l'interazione con l'ambiente, di quanta energia c'è bisogno, di quanta acqua, di quanti reattivi e che cosa viene riversato verso l'esterno, quale e quanta acqua di scarico, quali prodotti residui e sicuramente non sarà il tema di oggi, credo, ma il problema di cosa fare degli scarti dell'industria siderurgica è un enorme problema. Quali off-gas si generano, quanto calore residuo si genera. Questo è uno schema che deve essere quantizzato, che sicuramente ogni produttore industriale è capace di quantizzare. Per dire, a fronte di quella che è la situazione che abbiamo visto prima dell'ambiente ricettore, che cosa introduciamo nell'ambiente.
e per i vari possibili impianti, pellettizzazione, cocchieria, forno ad arco elettrico, che sono vari esempi di impianti di cui poi si parlerà, l'approccio è quello di tradurre la tecnologia in schemi di flusso che dicono, a fronte di certe quantità di prodotti fabbricati e di certe materie prime utilizzate, di che cosa c'è bisogno e che cosa esce all'esterno. Perché questa è la conoscenza da cui partire per valutare la compatibilità. Tutto questo viene tradotto in numeri. Stiamo parlando in un'aula magna della facoltà di ingegneria, quindi quello schema che ho fatto vedere prima deve diventare numeri, quantità. Cioè è necessario dire da un forno elettrico quante diossine escono. Adesso non voglio entrare nel merito quanto sia calzante questo esempio, ma il numero deve essere posseduto. O dire da un altro tipo di forno che cosa emettiamo per quanto riguarda una serie di possibili inquinanti. Queste sono informazioni che devono essere acquisite caso per caso, impianto per impianto, per dire qual è la capacità impattante che l'impianto possiede. Una volta che noi abbiamo queste due informazioni, cioè com'è l'ambiente ricettore e qual è la capacità inquinante o l'esigenza di risorse o l'entità del riversamento che uno stabilimento ha, la domanda che ci poniamo è come intervenire per approssimarsi alla risoluzione della cosa che io chiamerei compatibilità. Io non credo che oggi dobbiamo entrare nella discussione quasi filosofica di che cosa voglia dire compatibilità, perché questo è un cammino molto lungo, ma ammesso di avere trovato un accordo di che cosa intendiamo per compatibilità ambientale di un'attività tecnologica, che cosa possiamo fare per andare in quella direzione? E che cosa fare, secondo me, si muove su due direttrici. La verifica della sussistenza di condizioni che io chiamerei necessarie e la verifica della sussistenza di condizioni che io chiamerei sufficienti. Necessarie che cosa vuol dire? Vuol dire aver verificato per un'attività tecnologica il fatto che si siano utilizzati tutti gli strumenti tecnologici, impiantistici, processistici, gestionali, che sono capaci di minimizzare l'impronta ambientale dell'attività tecnologica stessa. Questo non è di per sé garanzia di compatibilità, ma è garanzia che l'ente pubblico richiede che tutto quello che era sul mercato, che si poteva fare da un punto di vista di tecnologia, di modifica di processo, di uso di materie prime alternative, di adozione di sistemi maturi di contenimento dell'impianto, è stato adottato. E questa è una verifica preliminare. Se tutto questo non fosse verificato, evidentemente esiste spazio per migliorare le cose. Tornerò poi fra un attimo su una considerazione che questo non vuol dire automaticamente che la situazione è una situazione che porta alla compatibilità, ma dice che ci si è avvicinati nel miglior modo possibile alla compatibilità. Questo si traduce in una cosa che è stata scritta qui che si chiama uso delle BAT. BAT significa migliori tecnologie disponibili. Esiste a livello europeo e recepita a livello nazionale una letteratura molto sofisticata, molto matura, che dice la migliore tecnologia per abbattere le polveri da un forno elettrico
o la migliore tecnologia per contenere l'impatto da benzopirene di una coccheria, o la migliore tecnologia per minimizzare il consumo energetico di un impianto siderurgico integrato, è questa cosa. E a questo l'operatore industriale deve adeguarsi, cioè deve comunque fare quello che il mercato gli offre per ottenere il minimo dell'impatto. Probabilmente dopo di me l'ingegner 40 discuterà sul fatto che cosa voglia dire migliore tecnologia disponibile ed economicamente sopportabile. È un argomento enormemente dibattuto e in cui in questo momento non entrerei, ma certamente questo è un argomento importante. Su questo evidentemente l'informazione è molto ampia, nel senso che esistono i documenti estremamente ben fatti, a mio parere, che si chiamano documenti BREF, che una Commissione europea che si trova a Siviglia insieme a dei comitati fabbrica, che dice quali sono le tecnologie che l'uomo tecnologico ha inventato per contenere l'impatto dell'industria siderurgica. Ribadisco, questo non vuole ancora dire compatibilità, ma vuol dire il meglio che la tecnologia consente. E ci sono delle indicazioni nelle BAT che dicono per la gestione ambientale, per la gestione energetica, per i materiali, per tutte le cose che sono elencate qui, che cosa è necessario fare. E ho riportato solo un esempio che dice, se noi vogliamo minimizzare da un impianto di sinterizzazione il problema delle emissioni dell'aria, bisogna fare certe cose per ridurre le emissioni diffuse, bisogna ridurre il tenore di umidità, per gli impianti di sinterizzazione bisogna usare dei filtri a maniche, eccetera, eccetera. È una serie di prescrizioni puntuali di tipo gestionale, impiantistico, processistico, che dice come operare. È un'informazione estremamente di dettaglio, estremamente precisa, che è l'ispirazione che viene suggerita dall'Unione Europea all'operatore industriale. Sempre una discussione che potrà fare in genere 40 quanto questa sia una norma o quanto sia un'indicazione, ma sicuramente è un'indicazione tecnologica estremamente pregnante ed estremamente precisa per dire come muoversi verso la compatibilità. Qui sono alcuni esempi che dicono per il settore dell'energia, per le acque di scarico, per le emissioni, che cosa fare. E questo è stato ulteriormente aggiornato nel 2012 dall'Unione Europea con delle ulteriori indicazioni di tecnologie che dicono nei vari comparti ambientali quali strumenti l'operatore industriale ha a disposizione. Tutto questo, lo ribadisco e insisterei su questo, è la condizione necessaria, preliminare, la verifica al di qua del muro, dentro lo stabilimento. Dentro lo stabilimento ci sono certe cose che devono essere, che possono essere fatte, che sono tecnologicamente fattibili, economicamente sopportabili, e l'operatore industriale è chiamato a fare queste cose. Però a valle di questo il problema è un altro. Questo vuol dire che lo stabilimento è compatibile? In realtà né sì né no, perché no, questo, l'affrontare il problema da questo punto di vista è l'affrontare il problema come fa un ingegnere, peraltro, dal punto di vista della tecnologia, ma non dice ancora se tutto quello che è stato scritto qui è sufficiente, esuberante o insufficiente per ottenere la compatibilità. Per ottenere la compatibilità dobbiamo metterci da un altro punto di vista, cioè al di là del muro. Tutto quello che sta scritto nelle BAT non porta a emissioni zero per le acque, per le emissioni in atmosfera, per il consumo di energia residua, per i residui. Tutto questo vuol dire ho minimizzato, ma di zeri nelle BAT non ce ne sono. Ci sono degli 0,1, degli 0,01, degli 1, dei 10, dei numeri che possiamo rendere piccoli, ma non zero. Questi numeri piccoli significano flussi
che vengono riversati verso l'ambiente. E la compatibilità gioca a questo punto, nel capire quello che viene riversato verso l'ambiente, in quale tipo di dose, somministrazione, impatto, conseguenza sulle persone, sugli alimenti, sugli ambienti ricettori si traduce. E questa è la cosa che si chiama verifica di compatibilità, che vuol dire seguire il cammino dalla dispersione all'aria, alla ricaduta sul suolo, agli alimenti e all'esposizione alle persone. Attraverso un cammino modellistico, che vuol dire meccanismo di dispersione atmosferica, di lì concentrazione nel suolo, nelle piante, nell'acqua, eccetera, eccetera. Faccio un esempio che è stato realizzato con una collaborazione tra Politecnico e ARPA Piemonte. Era un esempio di studio di una cementeria e di uno stabilimento siderurgico che non era in Puglia. E il ragionamento qual era? Partiamo da conoscere le emissioni, quello che esce, e di lì in poi dove va a finire? Nell'aria quali mappe di concentrazione ritroviamo? E successivamente dall'aria nel suolo, nell'erba, nei vegetali, nella carne, nel latte, nelle uova, attraverso un meccanismo progressivo di trasferimento che è calcolabile, valutabile, ricostruibile, a che concentrazioni si arriva e alla fine di tutto a quale dose si arriva per l'ultimo soggetto esposto, che è l'uomo, e quanto questa dose è accettabile, sopportabile o meno. Questo è veramente una verifica di compatibilità. Perché alla fine di tutto noi vogliamo dire il soggetto esposto finale quanti grammi giorno di zinco, di diossino, di benzopirene è costretto a ricevere. E di lì possiamo dire il numero è piccolo, mi piace, il numero è grande, non mi piace. Questo porta a stabilire una condizione non di necessaria per la compatibilità, ma sufficiente per dire la compatibilità è stata acquisita oppure no. Concludendo quindi, a mio parere, per affrontare il problema della compatibilità partiamo dalle BAT, che sono la condizione minima e che deve essere comunque verificata. Ma poi ci muoviamo di lì attraverso strumenti più o meno sofisticati, più o meno difficili, di trasferimento ambientale per capire quel minimo che comunque è rimasto a valle dell'intervento tecnologico ottimale in che cosa si traduce dal punto di vista del rischio per la popolazione in tutti i meccanismi di trasferimento che si chiama multimediale attraverso aria, suolo, alimenti e quant'altro, per dire se questa cosa qui è sopportabile o meno da parte dell'uomo. Questo io ritengo che sia un approccio metodologicamente corretto su cui una scuola come il Politecnico si candida a poter dire delle cose, sia a poter dire delle cose dal punto di vista delle tecnologie, per dire al di qua del muro come facciamo a operare al meglio, sia per intervenire al di là del muro, per cercare di ricostruire da un punto di vista modellistico. Gli ingegneri sono appassionati e maestri nella modellistica, nel trasferire questi meccanismi di impatto verso i soggetti esposti e arrivare alla conclusione di qual è il numero che viene somministrato alla popolazione circostante. Evidentemente a valle ancora di questo ci sarà una valutazione tossicologica e poi alla fine di tutto politica per dire se quel numero è bello o non è bello, è accettabile o meno. Ma il cammino da seguire, a mio parere, dovrebbe essere questo. Grazie.